Bene, buongiorno a tutti. Faremo come al solito un riepilogo, questa volta con un'attenzione anche a rendere partecipi i ragazzi di quello che è stato il percorso ad oggi svolto. Questo è il quinto di appunto 5 laboratori condotti avendo come filo conduttore il tema Smart City. Questo Smart City il Comune l'ha declinato in 5 termini: sostenibile, mobile, accogliente, resiliente e trasparente. Oggi è l'ultimo, vi mettiamo nelle condizioni di poter capire almeno i temi trattati nelle volte precedenti. Oggi il tema è più trasversale, quindi toccherà in maniera diversa quanto finora sviluppato nel dibattito, però con un fuoco più dedicato alla parte di strumento, interazione e dialogo e rappresentazione verso la città e con la città. Il percorso del piano regolatore tocca queste 4 fasi: analisi, progetto, valutazione e scelta. Al momento siamo nella fase di analisi. È un'analisi un po' particolare perché, oltre che sviluppata dal punto di vista tecnico-normativo, viene sviluppato anche attraverso il dialogo, il confronto e il dibattito con la città. Le analisi condotte ad oggi sono di 3 tipi: quella socio-economica territoriale, quella preliminare di carattere urbanistico e ambientale e soprattutto quella di cui siamo protagonisti attraverso questi laboratori, che è più di carattere esplorativo. Abbiamo nei diversi incontri indagato quelle che sono le posizioni, gli interessi, le aspettative, ma anche la lettura che il cittadino dà del proprio territorio, come lo interpreta, come lo legge e come aspira che diventi nel prossimo futuro. Oltre ai laboratori, così come li abbiamo conosciuti e condotti, abbiamo sviluppato altri incontri di interessamento o approfondimento. L'amministrazione ha girato nei quartieri per sensibilizzare l'attenzione a questo percorso. Abbiamo approfondito con degli incontri specifici tutto il tema delle realtà sociali organizzate, quindi chi partecipa ai piani di zona, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e tutto il mondo del commerciante, del negoziante e anche in parte del terziario. Al momento per l'analisi socio-economica è terminata tutta la fase dedicata ai dati quantitativi, attualmente in consegna anche la fase dedicata alla lettura di carattere qualitativo delle dinamiche socio-economiche del territorio. La differenza rispetto ad altri percorsi è che tutto questo diventerà parte di un testo unico, quindi la lettura che darete voi come partecipanti e che sono stati dati anche dagli altri partecipanti ha pari dignità rispetto alla lettura di carattere tecnico o normativo che viene dato dai singoli uffici. Anziché consegnare 3 prodotti separati che hanno un percorso parallelo l'uno con l'altro, viene consegnato il tutto all'interno di un testo unico, quindi il contributo ad oggi raccolto diventerà parte integrante di quello che è il quadro conoscitivo. Che cosa abbiamo fatto? Quindi vi riproponiamo il filo logico della discussione. Abbiamo aperto tutto il percorso con un simposio. All'interno di questo incontro pubblico, il 15 di settembre, abbiamo cercato di far emergere le posizioni, gli interessi e anche le prime visioni rispetto al futuro. Abbiamo indagato in particolare il senso e il significato della dimensione di questa città. È una città, è un paese, un grande paese, una piccola città, insomma come la leggiamo Pordenone, la sua posizione e la sua essere prossimo ad alcune situazioni positive, vicino a Venezia, vicino comunque anche ai primi paesi europei. Struttura e contenuti di questa città e tutto ciò che rappresenta delle condizioni presenti all'interno di Pordenone che ne fanno la sua caratteristica o la sua debolezza in alcuni casi. Ne sono emerse delle questioni chiave. Queste questioni chiave sono diventate la traccia dei laboratori successivi. Dai laboratori, appunto, avevamo come temi, come macro temi, sostenibile, mobile, accogliente, resiliente e trasparente. Abbiamo ereditato dal simposio iniziale tutto ciò che erano le questioni principali, sono diventati titoli, diciamo, e contenuti di questi laboratori all'interno dei quali poi li abbiamo approfonditi, sviluppati e sviscerati per mettere in luce tutta la conoscenza del territorio, quindi i saperi, quali luoghi, situazioni specifiche è importante tenere presente e considerare nel piano regolatore e tutti quegli elementi a cui dedicare attenzione che possono essere o obiettivi di carattere generale o criteri o indirizzi anche per la progettazione.
Da tutto questo ne emerge quello che abbiamo chiamato un manifesto tematico. Generalmente noi trascriviamo all'interno di un report tutti i contributi in maniera fedele rispetto alla consegna che il cittadino che ha partecipato ha dato, ne proviamo poi a fare una rielaborazione. Questa rielaborazione porta, mette in evidenza meglio quelli che sono gli aspetti salienti del dibattito. Questa parte qua di rielaborazione è la parte più complessa, perché è proprio un dialogo continuo con i partecipanti che tara, aggiusta, mette in linea meglio oppure approfondisce quelle che sono le questioni che in una mattinata spesso vengono affrontate in maniera anche approfondita, altre volte invece in maniera più scivolata. I primi tre laboratori sono in un qualche modo concentrati sull'essere una città sostenibile, mobile, accogliente, quindi ha a che fare con il carattere di questa città. Invece gli altri due, resiliente e trasparenti, hanno a che fare con l'approccio. Resiliente era apparsa una parolaccia, adesso facciamo un test di verifica, poiché la volta scorsa abbiamo cercato di capirla, chiediamo a un partecipante di provare a spiegare ai ragazzi cosa intendiamo per resilienza. Volontari tra i partecipanti? Antonio? Io. Sì, a caso, ho detto un nome a caso, guarda, il primo che ha detto io è il volontario. Antonio, alzati pure. Diciamo che la volta scorsa io ho partecipato alla prima parte dell'incontro, in linea di massima, se i miei ricordi non sono, sono ancora vivi, la resilienza è la capacità di un materiale a resistere a fatica. Sì. E quindi immagino che la resilienza si possa coniugare attraverso questo principio, cioè la resistenza della città rispetto alle cose alle prove che sono sottoposte. Ok, proviamo ad arricchire questa definizione. Questa è già corretta. Il termine resilienza deriva da vari ambienti, sia quello fisico, chimico, e Antonio ne ha dato una dimostrazione, sia quello biologico, quindi legato al comportamento di un organismo vivente, ma anche a quello di carattere socio-territoriale, quindi con la comunità. Proviamo con un altro nome, Daniela. Io Asino primo, non so se ricordo bene, ma mi pare di capire, di ricordare che anche la capacità di affrontare i cambiamenti, i mutamenti, quindi essere capaci di affrontare gli sconvolgimenti, non solo le tragedie, le situazioni ambientali, tipo non so, inondazioni, terremoti, ma anche affrontare i cambiamenti della nostra società. Per esempio, abbiamo tanti immigrati nella nostra società che un tempo i nostri nonni, i nostri non avevano, perché i nonni nostri andavano a fare gli immigrati in America, in Francia, in Inghilterra. Adesso gli immigrati li abbiamo qua da noi. Quindi, prego. Però erano regolari. Avanti, allora, avanti andare. La resilienza nostra adesso potrebbe essere, che dopo casomai l'architetto Monio Guarino mi corregge, quella di essere in grado di affrontare, non di accettare. Perché un termine è affrontare il cambiamento, un termine è accettare, perché io posso non accettare uno di colore, un cinese, perché dico al mondo noi siamo i primi. Ok. Tento anch'io, mi autocandido come volontà. Visto che c'è una classe così, a scuola lo chiamerebbero solve il problema. No, non solo. Ragazzi, avete capito il termine? Potete anche dirti no. Sono in inglese, volta, sì. È la capacità semplicemente di, innanzitutto, assumere un cambiamento. C'è un problema di carattere socio-economico, c'è un problema di carattere culturale, c'è una difficoltà o un trauma anche di carattere naturale, alluvione, terremoti o quant'altro. Non solo resisto, ma resisto in modo attivo, facendomi promotore e attivandomi non solo per far fronte alla difficoltà, ma anche per trarne un aspetto positivo ed evolvere il sistema verso qualcosa che è migliore rispetto allo stato precedente. Quindi addirittura non ne traggo vantaggio, però miglioro la condizione di partenza. La volta scorsa abbiamo affrontato questo tema cercando di capire quali competenze anche sul territorio, quale capitale sociale, relazionale, creativo, imprenditoriale una comunità può fare appello, quindi al quale fare appello, per affrontare, in questo caso il dibattito è sulla crisi socio-economica, però può essere esteso in un territorio come il vostro, colpito in passato da terremoto e costantemente alluvioni, anche dal fenomeno delle alluvioni, tutto ciò che è capacità di resistere, migliorarsi e attivarsi in modo consapevole.
mantenendo questa competenza sul territorio. Prima non ci avevo pensato, ma l'ho rintracciata e ora me la tengo ben presente come capacità e attitudine da utilizzare quotidianamente. Chiedi se, no, se, se sono soddisfatti, ragazzi. Avete capito, ragazzi? Siete soddisfatti? Ottimo. Dopo averti interrogati di nuovo, attenzione, soprattutto chi ha il gruppo Daniele. Nei manifesti che stiamo organizzando per raccontare quanto uscito dai precedenti laboratori, mettiamo proprio in luce questi aspetti, tutto ciò che è il sapere, non solo quello da condividere, ciò che so e che voglio far sapere anche agli altri della mia città, per come la leggo, per come la capisco, per come la conosco, ma anche tutte quelle conoscenze che vorrei costruire finalmente. Ci siamo sempre chiesti tutta una serie di domande rimaste aperte che finalmente forse metterle sul piatto, organizzarle, potrebbe offrire il piano regolatore col suo percorso l'occasione per costruire delle risposte insieme, ma anche delle provocazioni, che in qualche modo l'abbiamo messa come provocazione, quindi come evocare in modo attivo alcune situazioni, interrogandosi anche su proprie abitudini e comportamenti di fruizione della città. Le situazioni sono tutti i luoghi, significati, condizioni e dinamiche che sul territorio io leggo come positivo o negativo, di cui ho una percezione o di cui fruisco e che in un qualche modo organizzano la mappa di luoghi ma anche di significati sul territorio. Le attenzioni, come vi dicevamo prima, in grosso modo sono gli obiettivi che invitiamo il piano regolatore che regola la città in qualche modo, il suo uso, il suo consumo anche in alcuni casi, perché possa avere un indirizzo coerente con esigenze e bisogni. Le opzioni sono tutto ciò che converge o diverge nel dibattito, diventa variabile e invariante, ma anche tutte le idee, le proposte e i progetti che vogliamo mettere sul piatto proprio come opzioni, non da battezzare, ma da indagare attraverso proprio le esplorazioni che il piano regolatore fa. Questi tutti gli argomenti ad oggi trattati, nei vari gruppi avete proprio un elenco che rappresenta l'indice di questo testo unico che stiamo costruendo assieme, affronta tutto il tema dell'aria vasta, l'ambiente, il verde e l'acqua con un'attenzione specifica proprio al sistema alle reti, la cultura del bene comune, la rigenerazione del contesto, il centro, non solo quello storico ma anche i centri del territorio, quindi le altre frazioni, gli altri borghi, la pedonalità e la ciclabilità, il trasporto pubblico, le idee, quindi la circolazione e anche la movimentazione di idee, conflitti e convivenze tra diversità, chi vive la città ma non la abita e tutto il tema del capitale, socio-relazionale, creativo, imprenditoriale, ecologico, territoriale. Questa analisi che abbiamo chiamato esplorativa, inventiva, di approfondimento, possiamo abbinarci qualunque nome, è fatta appunto da questo simposio, dai laboratori, dagli incontri di approfondimento e da tutto ciò che noi riceviamo attraverso i social network, i blog e lo scambio di email, che grosso modo ultimamente, soprattutto dopo il tema accogliente e resiliente, si attesta con una dinamica di 7-8 mail al giorno andata e 7-8 mail di ritorno, che per una città di queste dimensioni, per questo gruppo di lavoro, è una media abbastanza, sta diventando abbastanza intensa. Noi cosa facciamo? Facciamo una proposta per la città, che andiamo a presentare proprio il 15 di dicembre. È una rappresentazione che noi andiamo a fare, costruiamo insieme, di cui studiamo proprio anche il progetto visivo, come intendiamo rappresentare queste istanze, queste idee, queste proposte e questa analisi, affinché sia materiale consultabile, utile e stimolante per un dibattito che deve essere anche di carattere culturale. Che cosa faremo in questo 15 di dicembre? Ve lo anticipiamo perché oggi è l'ultima volta in cui ci incontriamo in maniera strutturata, ciò non vuol dire che finisce il dialogo da qui al 15 di dicembre, si esprime in altre forme. Avremo una parte di esposizione in quella giornata che sarà fatta non solo dei materiali che abbiamo costruito insieme ma anche da altre sollecitazioni. Ad esempio stiamo raccogliendo tutte le immagini e il racconto dei piani regolatori precedenti, dai primi del 900, 930, quel che è, fino adesso, come la città era stata pensata, intuita, capita o proposta nel corso dell'ultimo secolo. Ne faremo anche una narrazione insieme, questa è la parte che poi, prima di lasciarci nella mattinata, proviamo anche a specificare meglio. La giornata sarà aperta, ci saranno delle platee, ci dispiaceva chiamarlo palchi, abbiamo chiamato platee, in strada, in piazza e dentro questo palazzo, quindi saranno sparsi con varie sessioni.
Ci sarà la possibilità per ognuno di voi di fare un intervento con una formula che abbiamo chiamato 15x20. 15 immagini che potete selezionare come preferite, come volete, ognuna delle quali rimane esposta 20 secondi e poi cambia. In questo modo avrete 5 minuti di racconto e serve per dare una suggestione al cittadino per far meglio capire come da tutta questa analisi può emergere in maniera chiara e concreta anche un'idea di città. Faremo un esperimento di teatro giornale, proprio raccogliendo non soltanto la rassegna stampa di non negli ultimi anni, ma indietro, di tutto il partendo dal percorso, ma anche rispetto al dibattito della stampa nei 20, 30, 40, 50 anni passati, rispetto a quello che sono le trasformazioni sulla città. La cosa interessante sarà che raccogliamo anche le delibere di consiglio comunale rispetto ai dibattiti sui piani regolatori quando ci sono stati all'interno comunque di questa città. Non ne sarà un racconto di carattere tecnico-scientifico, ma sarà un racconto appunto di carattere teatrale per mettere in evidenza come è cambiata anche la sensibilità rispetto alle trasformazioni di un territorio. E faremo questo coffee conversation break, non abbiamo praticamente budget zero per fare il buffet, quindi ognuno può portare il cestino col picnic e stare con noi tutto il santo giorno, però il caffè, perlomeno una forma più o meno partecipata, verrà offerto portando semplicemente i termos, ciascuno viene offerto come agli altri per invitarlo alla platea di discussione, quindi ognuno di voi gestirà, condurrà e organizzerà una platea rispetto alla quale è bene che provi a stimolare e interessare anche con lo spunto di un caffè i passanti. Non si potrebbe chiamare in italiano quel termine? Sì, non ho fatto in tempo a tradurlo, Daniela, ma poi lo correggo subito. Grazie Daniela. La preparazione come avverrà? Dal 26 di novembre al 3 di dicembre noi proveremo a organizzare dei momenti liberi, cioè noi ci troviamo comunque per progettare la rappresentazione, cioè metteremo sul tavolo tutti i materiali e proveremo a organizzarli in modo che anche visivamente abbiano un loro racconto. Condividiamo i contenuti di tutti i fogli aggiornati, stanno arrivando tante sollecitazioni su questi fogli, ne abbiamo in tutto 5, il 30 verranno pubblicati gli ultimi nella forma aggiornata, abbiamo tempo fino al 7 di dicembre per correggerli l'ultima volta, dopodiché li consideriamo materiale definitivo. Programmiamo dal 1 di dicembre fino al 10 tutto ciò che sono gli interventi, le idee, le proposte che volete candidare in qualche modo a questa giornata, proprio per accompagnare, arricchire, articolare questo racconto.